siamo qui allo Scoglio, avere il sindaco di Acquappesa con noi per me soprattutto è un grande onore. Giorgio Maritato, il quale viene dalle attività sportive e ha capito come lo sport può promuovere soprattutto il turismo in queste nostre località. Buongiorno, io ho avuto due grandi maestri per quanto riguarda lo sport. Uno si chiama Mario Pagano ed è qui presente. L'altro è Mario Gramigna, che è di partito. Però ricordo con grande affetto, due persone che ci hanno insegnato lo sport. Prima di tutto a praticarlo e successivamente a promuoverlo. D'altronde, il Comune di Acquappesa, nella carta intestata, città dello sport, delle terme e delle cento fondane. Quindi voglio dire, noi questo sport lo promuoviamo e attraverso lo sport stiamo cercando di promuovere anche la cultura del benessere, perché è quella soprattutto alla quale bada lo sport, oltre a quello di altri tipi di insegnamenti, come per esempio l'insegnamento alla legalità. Questo è il nostro veicolo attraverso il quale intendiamo far ulteriormente conoscere il nostro territorio, dar modo a questa nostra regione di dare la visione diversa rispetto a quella che viene data in altri posti, cioè fare in modo che qui ci sia qualcuno che dica: voglio andare a trovare questi amici, che noi siamo amici di tutti e che vogliamo rendere questa visita di amicizia un momento di distensione per tutto e soprattutto un modo di praticare il benessere. Ecco, cinque tappe qui ad Acquappesa, perché? Ma cinque tappe perché, devo dire la verità, tu mi dai una grande opportunità di ringraziare l'avvocato Castellano, che ora chiaramente è in pensione e non si occupa più del Giro d'Italia, ma è stato lui che in passato, quando era il responsabile dell'RCS, organizzazioni sportive, col quale avevamo stabilito un grande rapporto di amicizia, a poter portare le altre quattro tappe qui alle Terme Lugiane. Ora la cosa che vogliamo fare è quella, dato che l'opportunità ora ci viene data da Mauro Vegni, che ringraziamo anche per questa sua scelta verso il Comune d'Acquappesa proprio in occasione del Giro 100, di poter continuare questo rapporto con loro, perché francamente ci rendiamo conto che abbiamo degli amici, delle volte con i quali perdiamo anche i contatti, però che ci danno sempre quello scatto che necessario affinché il nostro territorio venga conosciuto. Solo una battuta sui tornanti. I tornanti rappresentano la vetrina dello sport di questo comune. I tornanti, come dicevo in conferenza, sono stati per molti anni presenti nel rullo di Canale 5, che sono una bellissima cosa da vedere soprattutto dall'alto. Ora, a questi tornanti noi stiamo cercando di inserire anche una chicca, che però, come ho detto prima, non diremo ora, lo faremo sicuramente in occasione del Giro. Signor Sindaco, lei tiene moltissimo allo sport, perché? Perché io ritengo che lo sport, l'ho detto prima, sia senso di benessere, ma soprattutto perché a me è stato insegnato lo sport. E lo sport va insegnato, lo sport non può, non è un qualcosa che uno può fare direttamente da solo se non gli viene insegnato, soprattutto le discipline. E quindi a me è stato insegnato lo sport e la mia vita, nonostante abbia ormai un'età, continua a essere quella di uno sportivo. Grazie e complimenti. Grazie.